Ciao a tutti, è già finito il mese di maggio. E quindi oggi siamo qua per parlare dei film e delle serie TV che ho visto questo mese. Come vi ho anticipato ieri, praticamente nell'ultimo video del Bookshelf Tour, che spero abbiate visto, se no recuperatevelo nella playlist dedicata. Questo mese ho visto veramente poca roba e ho letto pochissima roba perché con il lavoro sono arrivata qua. Ma proprio sommersa di lavoro, quindi ho visto pochissimi film, mi sono limitata a un paio di serie TV e adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Il primo film che ho visto risale proprio al 1° di maggio ed è stato Bad Match, che ho visto su Amazon Prime Video. Becero, cioè proprio no. L'idea carina secondo me, soprattutto perché con il finale fa. Però trash, cioè secondo me molto 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 trash, un pochino ansiolitico, ma giusto un pizzichino. Gli ho dato 3 stelline perché comunque poteva essere un po' meglio, ma sembra inquietantissima con il telefono qua sotto. Vabbè, poteva essere un pochino meglio. Gli ho dato diciamo 3 stelline sulla fiducia, però di base non è stato un granché. Un pomeriggio che dovevo mettermi a cucire appunto roba per gli spettacoli che andremo a rappresentare adesso a giugno, mi sono vista Mary Poppins. E Mary Poppins 5 stelle, cioè non c'è neanche da dirlo. Avevo appena finito di leggere il romanzo, tra l'altro mi era venuta voglia di vedere tutti i film dedicati a questo romanzo, quindi Mary Poppins ho visto e gli ho dato 5 stelle perché amo quel film, mi fa piangere come una bambina. Subito dopo ho visto Saving Mr. Banks, appunto anche questo 5 stelle, neanche a dirlo, ci mettiamo di mezzo anche Walt Disney, la storia di una scrittrice, è tutto pazzesco, è bellissimo quel film e soprattutto fa un piangere, ma un piangere, perché non avete idea di in che stato ero. E poi invece nota dolente mi sono vista Il ritorno di Mary Poppins rivista perché l'avevo visto al cinema, come allora gli ho dato veramente poche stelline, 2 stelline su TV Time, perché no, 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 no. È praticamente la brutta copia rimarcata male di Mary Poppins, con un'Emily Blunt che comunque è rimasta nel suo personaggio, cioè ci sta tutto, sono stati bravi a cercare di replicare quello che era stato un grandissimo successo cinematografico, però la verità è che cioè, di Mary Poppins ce n'è una fondamentalmente da Julie Andrews, non è Emily Blunt, e poi è stata rappresentata in una maniera veramente brutta rispetto a quella che avevamo come idea appunto dei personaggi per quanto riguarda Mary Poppins, l'originale, ecco. E, diciamo che il ritorno di Mary Poppins a livello di concetti, a livello di stile dei personaggi e via dicendo, si rifà molto di più al libro. Ecco, avendo letto il libro adesso posso dire questa cosa con certezza, che sicuramente è molto più attinente al libro come concetti, però non come trama. La trama non vi so dire perché comunque nel libro non vengono raccontate le cose del ritorno di Mary Poppins, dovrebbero essere gli eventi del secondo libro, però se già nel primo appunto ero rimasta delusa perché molte cose del film Mary Poppins non erano state trasposte, figuriamoci nel secondo, secondo me. Se già non mi è piaciuto il film, il libro probabilmente lo cestinerei dopo 3 pagine. Invece poi mi sono rifatta con 2 filmoni che adoro, che ho rivisto. Praticamente ho fatto tutti i rewatch questo mese, adesso che ci penso, a parte Bad Match. Però il resto tutti i rewatch perché appunto ero in questo mood che avevo bisogno di comfort. È tipo 3 mesi che dico questa cosa a fine mese, ma vabbè, è un periodo un po' così. Ho rivisto, come dicevo, La città incantata. La città incantata, ve l'ho detto in tanti cartoon, è uno dei miei anime preferiti. Bellissimo, stupendo, fantastico, meraviglioso. L'ho visto tra l'altro col doppiaggio originale ancora, perché l'ho trovato col doppiaggio originale, invece mi hanno detto che il doppiaggio nuovo fa un po' schifino, quindi meno male perché comunque io sono molto molto legata a quello che vedo da piccola e questo qua l'avevo visto da piccola, ma l'ho apprezzato molto di più da grande. Gli ho dato 5 stelline su TV Time, ovvio, mi sembra ovvio. Bello, bellissimo, cioè, sicuramente ve ne parlerò meglio in qualche cartoon show, sicuramente, magari quest'estate troverò il modo di farlo. Ultimo film che ho visto questo mese è anche questo un filmone e ve l'ho nominato nel video di Danza con Gio dove vi consigliavo i film dedicati alla danza e mi è venuta voglia di vederlo proprio perché ho fatto quel video e ho detto cavolo, è un sacco che non vedo questo film, ho voglia di vederlo. 5 stelline per Take the Lead alias Ti va di ballare con Antonio Banderas. Film bellissimo, piangi, ridi, ti appassioni a qualcosa che normalmente è fuori dalla mia portata, anzi, cioè, i balli da sala per me sono proprio un
un'allergia, qualcosa del genere, però ti viene voglia di farli e questo è proprio il concetto fondamentale di questa cosa. Ma la cosa più bella è che attraverso questa passione che Antonio Banderas, ovvero Pierre Dulain, trasmette a questi ragazzi che non ne vogliono sapere di ballare, il concetto è proprio quello, cioè è la danza che ti entra nel sangue e che ti permette di trovare qualcosa di meraviglioso da condividere con altri. E niente, questo è quanto. Invece per quanto riguarda le serie TV, ho visto solamente Streghe, che è stato un po' un mezzo rewatch perché comunque l'avevo già vista, però l'avevo vista da piccola, quindi comunque non me la ricordavo neanche tanto bene, e sono arrivata a metà della seconda stagione, più o meno. Inutile dirvi che cosa ne penso di Streghe, penso che sia meraviglioso, e ho iniziato a vederlo perché ho invece interrotto la visione di Motherland for Salem che avevo iniziato a vedere, ma è noiosissima, quindi l'ho interrotta. E poi sto riguardando The Wilds, di cui ho fatto la recensione già perché l'avevo vista subito, tipo divorata, appena era uscita a dicembre dell'anno scorso, e quest'anno me la sto riguardando perché sto aspettando la seconda stagione, che spero esca presto. Questo è quanto, spero di non avervi annoiato, di avervi anzi divertito e interessato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa avete visto voi e cosa mi consigliate di vedere. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo ovviamente domani con il wrap up e il TBR delle mie letture rispettivamente di maggio e giugno. Invece ci vediamo con il prossimo wrap up di film e serie TV, l'ultimo del mese di giugno, ovvero il 30. Un bacione e ci vediamo alla prossima!